Hola Trollini! Grazie per il primo episodio, è andato veramente bene, non me lo aspettavo, io devo dire la verità, quindi grazie a tutti, raga. Per questo episodio ho scelto una cosa che tra i commenti ha spopolato, ovvero questo. Pizza! 24 ore di pizza, raga, però una premessa. Siccome io non sono così ricco da potermi comprare 4 pizze, no vabbè, potrei farlo, però non vale la pena andare a comprare, spendere 20 euro per 4 pizze. Ho delle pizze a casa, quindi utilizzo quelle per tutta la giornata. Ed inoltre alcuni mi hanno detto: Pepi, ma... Non sappiamo se lo fai veramente per 24 ore. Raga, io solo così posso fare, non posso registrarmi per 24 ore e poi ovviamente dopo aver mangiato 4 pizze in tutta la giornata penso che un po' sazio starò, quindi non mi andrò a mangiare altro. Fidatevi e godetevi il video. Ta-da! Questa è la prima pizza, raga. Ho deciso di iniziare col classico, pizza margherita, per restare leggeri, dato che è mattina ancora, mi sono svegliato da poco. Iniziamo classici, leggeri, con una bella pizza margherita e si sboccia. Raga, non potete capire la fame che mi sta venendo in questo momento. Cioè, voi non avete idea. La proverò per la prima volta con voi questo tipo di pizza. Raga, è buona. Complimenti. Questa è la pizza, diciamo, sottile. Sicuramente molti di voi, soprattutto quelli di Napoli, mangiano la pizza un po' più spessa. Anche se io la preferisco più sottile. Devo dire che se già margherita così è buona. Buona, oddio. È più schifosa della pizza che vai a prendere, ovviamente fatta dal pizzaiolo, e quello non c'è dubbio. Però è mangiabile, è abbastanza buona, può andare. Non immagino quando riempiremo la pizza del pranzo come verrà, non ho idea. Ragazzi, se riuscite a superare i 5000 like velocissimamente a questo video, quindi ora come state, bam, like, io ve la porto questa challenge al McDonald's. Quindi tutta la giornata McDonald's, io muoio, però per voi lo faccio. Quindi ragazzi, spammate like e condividete il video su Facebook da qualsiasi parte. Io sono del team no crosta, anche se ogni tanto la lascio, poi quando c'ho fame me la vado a mangiare, quindi sono strano. Due! Dai raga! Un'altra pizza, un altro pezzettino di pizza è rimasto e abbiamo finito per oggi. Raga, qui sono avanzate soltanto le croste che a me non piacciono, quindi le stacco dalla pizza, solo queste. E la colazione è andata. Siccome sono le 11:30, perché mi sono svegliato a quest'ora, mangerò, farò il pranzo alle 3. Quindi alle 3 dovrei essere già abbastanza carico per mangiarmene un'altra. Sono un botto di calorie, oggi pure devo andare in palestra, quindi come sempre ci sta. Ore 3:07, raga. Pronta l'altra pizza. Questa volta con il salame. Quindi andiamoci a mangiare quest'altra pizza. Raga, sono veramente le 15:07. Non sto imbrogliando, sto mangiando solo la pizza. Molti di voi mi diranno: bel video fake, io vi dirò di no, continueremo così all'infinito. Ma è tutto reale, mi sto buffando di pizza. E quindi penso che, siccome mi devo allenare, non posso mangiare la pizza prima di allenarmi. Probabilmente ne mangerò 3 per oggi, perché altrimenti vado in palestra e finirà tutta la pizza sulla sala. Già così non lo so, perché 3 pizze sono pesanti. Quindi iniziamo a mangiare sta pizza. Ovviamente raga, vi ricordo di nuovo, superate i 4-5 mila like, facciamo tutto al McDonald's la prossima volta. Però dai con i like, non vi dimenticate. Ancora non sono riuscito a mordere il salame. Cioè raga, è cambiata completamente. Non c'entra più nulla con la pizza di prima. Completamente trasformata, come è giusto che sia, con il salame. Doc. Ragazzi, comunque, per chi ancora non lo sa o non l'ha fatto, potete seguirmi su Instagram. Punto. Un giorno lo dobbiamo fare con le cose parisi, raga. Vi faccio vedere la cucina pugliese. Poi nel caso questi video dovessero andare sempre meglio, oltre a fare tutto questo, possiamo fare, non lo so, solo Puglia, solo Umbria, solo Toscana, capite? Cioè mi sposto e facciamo tutte queste cose di varie regioni dell'Italia, perché ci sta secondo me, no? Ne mancano ancora 3. Ho tolto tutto il salame! No! Ora è rimasta la pizza semplice!
Step, mi arrivo. È impossibile, non riesco a mangiare quanto mangi tu. Beh, la pizza ti mangi. Ma non ne parli, questo è il giorno secondo stamattina. Oh mio Dio, non mangio la pizza solo a vederti per un anno. Vergognoso. Allora, è l'ultimo. Non pensavo potessi diventare così pesante e mangiare le pizze. Ce la possiamo fare. L'ultimo pezzo di pizza. Dai, devo dire la verità. Non sto così pieno come potrebbe sembrare. Però considerate che oggi è 2 e ieri era Capodanno. Quindi io ho fatto lo schifo già ieri. Sto pienissimo. Quindi capitemi un po'. L'unico errore che ho fatto è stato farlo dopo Capodanno. Però raga, finalmente. Le croste restano qui. Sono solo le croste della pizza, raga. Ma andate tranquilli, cioè la crosta solo non mi mangio, ma il resto è tutto, tutta mangiata, è tutta digerita. Ok raga, siamo arrivati a sera, infatti sono questo orario che non si vedrà mai, ma sono le 10:05. Sono tornato poco fa dalla palestra e indovinate che cosa abbiamo per cena? Pizza al tonno, raga. Questa sicuramente me la devo divorare perché ho una fame che non ce la faccio più. E ci sta. Allora, vi dico che oggi, allenandomi, la pizza si è fatta sentire. E non sto scherzando, perché avevo più forza, più roba varia. Sicuramente, comunque, due pizze, raga, vedete che fanno molto. Forse per chi di voi fa palestra potrebbe saperlo, ma ti caricano un botto di carboidrati. Avevo molta più forza, quindi si sono fatte sentire. Anche se, ovviamente, non avendo mangiato altro, perché altrimenti, no, raga, non mangio altro, l'ho già detto prima, non avrebbe senso la challenge. Avrei voluto mangiare anche della carne. Però dai, ci possiamo accontentare per oggi. Questa sera, questa qui, un po' non me la può togliere nessuno, perché sennò muoio. E ho una sete a scattare. Barisità. Vi metto il mio profilo Instagram, quindi potete andarmi a seguire. Ci sono anche foto della palestra per farvi vedere ciò che avevo fatto oggi. Quindi andate a seguirmi, raga. 1, 2 e 3. Avevo già iniziato a mangiare il quarto pezzo, però la videocamera ha deciso di abbandonarmi proprio mentre stavo mangiando, quindi ora Fred ci finiamo il quarto pezzo. Tra l'altro, contentissimo perché ora è sera e ho visto che è aumentato ancora di più, contentissimo che vi sia piaciuto il primo video che ho fatto, quello delle macchinette, raga. Quasi 40.000 visual, avete superato i 4.000 like, quindi grazie mille, raga, veramente. Continuate così anche su questo video. Tra l'altro, nel primo video avevo benissimo detto che il format era di questo ragazzo americano, quindi non c'è bisogno che lo dite nei commenti, l'ho già detto io, non ha senso. Finito! Sì! Grazie signore! Io non ce la faccio più. Ah, tra l'altro, per chi non ci credesse, sta facendo una promessa di promessa su 9, e quindi per forza sera. Comunque raga, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like come sempre, suggeritemi nei commenti che altra sfida fare. Vi ricordo 5.000 like per il McDonald's. Buon pranzo, buona cena, buon qualsiasi cosa state facendo a tutti.